adesso noi andiamo a mimare quello che sarebbe avvenuto in natura, cioè il consumo, che in linea di massima, poi non è sempre proprio così, in linea di massima pareggia la crescita. L'ho comprata su indicazione di una veterinaria perché Caterina aveva una brutta ferita di cui porta ancora i segni, quindi l'ho comprata a prezzo di carne. In realtà poi l'abbiamo sferrata, l'abbiamo messa in lavoro e in questi 10 anni abbiamo impersonato il cavaliere elettrico in giro sia per Torino che per altre città. Eh sì, quindi aspetto la mia musica, compare in almeno 3 video. E diciamo che ci siamo fatti del bene a vicenda. Adesso stiamo pulendo il piede per andare a vedere la crescita, le parti da togliere. Io pareggio i cavalli da più di 15 anni. Lo zoccolo è un'unghia e cresce diciamo in media 1 centimetro al mese, ma soprattutto si può consumare in maniera non uniforme, quindi andiamo da un lato ad accorciare lo zoccolo, dall'altro evidentemente a ripristinare dei consumi anomali. C'è chi pensa che un cavallo scalzo non possa fare le attività. Ma ormai insomma da 20 anni e passa ci sono cavalieri che fanno tutte le attività. È un approccio globale, è una visione globale della gestione del cavallo. Ci ho tentato, diciamo che ho fatto la gavetta, ecco la gavetta. Però poi le cose con la musica a volte vanno, a volte non vanno. Quando mi sono allontanato per dedicarmi completamente ai cavalli, insomma c'è stato un periodo che non ho suonato, non ho fatto nulla. La passione per i cavalli paradossalmente mi ha riacceso quella per la musica. Cavaliere elettrico è questo film del 79 di Sidney Pollack. Abbiamo rifatto il costume del cavaliere elettrico e con Caterina, appunto la mia cavalla, qualche volta ci siamo divertiti a impersonare il cavaliere elettrico in città di notte, insomma. Si sono magicamente uniti i miei 2 mondi, ecco, che insomma non potrei rinunciare a nessuno dei due, ovviamente, sarebbe come soffocare una metà mia, una grande parte di me.